Buon pomeriggio a tutti dal Centro dei Cartomanti Europei. Mua! E un bacione dalla vostra Olimpia. Benvenuti a questo appuntamento del lunedì con la Cartochat, che come sapete è l'appuntamento in cui voi ci mandate tutte le domande che vi frullano per la mente o sotto la locandina della Cartochat oppure tramite messaggio privato. E in questo appuntamento io risponderò ad una a tutte le vostre domande. Vi ricordo che c'è anche una bella iniziativa, una bella novità. Potete inviarci sulla nostra posta personale della nostra pagina Facebook Cartomanti Europei anche dei messaggi audio che poi noi ascolteremo in diretta e io risponderò io o i miei colleghi che saranno in diretta con voi risponderanno alla vostra domanda che avete inviato tramite file audio. E vi ricordo un'altra cosa, Cartomanti Europei è l'unico centro di cartomanzia professionale che vi offre sempre il primo consulto, sempre gratuito. Quindi approfittatene. Il numero che dovete comporre per usufruire del primo consulto gratuito con noi è quello che vedete in sovraimpressione. Quindi mi raccomando, perché vi ricordo, noi siamo l'unico centro in Italia che vi offre sempre il primo consulto gratuito. Allora, iniziamo subito con le domande. La prima domanda è di Anna Rita. Anna Rita è nata il 7 gennaio, vuole sapere se Salvatore, che è nato il 22 marzo, è l'uomo giusto. Allora, vediamo un po', Anna Rita. Se mi stai seguendo, tesoro, non incrociare né braccia né gambe e pensa intensamente a te e Salvatore. Io intanto mischio le carte per te. Vediamo un po'. Io adesso ti faccio una domanda secca per rispondere alla tua domanda, però sicuramente ci sono delle cose che poi, se vorrai, potrai approfondire e per questo ti invito, come ho fatto subito, da subito, a chiamare il numero che vedi per usufruire del consulto gratuito ed approfondire poi la risposta che ti darò. Io vado al centro e vediamo un po'. Allora, tesoro, guarda, è una situazione un po' particolare la vostra, da quello che vedo, soprattutto lui è una persona molto istintiva, una persona che agisce molto di impulso. C'è da fare un bel percorso. Io posso dirti che questa situazione, sinceramente, non la vedo andare per tanto tempo avanti, soprattutto perché lui lo vedo molto instabile, tesoro. Ci sono delle cose che si potrebbero fare per deviare da questa situazione. Vedo un'altra persona per te dalle carte, mi fanno vedere proprio chiaro che non ci sarà soltanto Salvatore, per questo ti dico, è una questione un pochino da approfondire. Io da queste carte non mi sento di dirti che è l'uomo giusto, perché devi approfondire la conoscenza con Salvatore e soprattutto devi vedere questa persona che il destino ti metterà davanti, che emozioni ti darà, tesoro mio, perché ripeto, non è l'unica prospettiva. Le carte mi stanno dicendo, prima di prendere decisioni affrettate, di prendere un impegno importante con Salvatore, Anna Rita, tesoro mio, ti conviene conoscerlo meglio, approfondire un po' meglio la sua conoscenza. No, io ti invito a chiamarmi in privato, tesoro, così ti approfondisco un po' la questione. Il mio turno inizia subito dopo la cartochat, dalle 16 alle 24. Io sono a tua disposizione. Veramente, approfondiamola un po' meglio. Va bene? Un bacione, grazie. Allora, Anna è nata il 30 luglio ed è leone, vuole sapere, allora, ha la pensione di reversibilità dalla Germania, vuole sapere se il marito aveva un'assicurazione sulla vita, quindi se vedo delle entrate di denaro, facciamo così, vedo delle entrate di denaro. Vediamo, ti abbraccio anch'io tesoro, muah, e un bacione anche a te. Allora, Anna, concentrati. Non incrociare nulla, mi raccomando, se mi stai guardando. Io chiedo, questa ce la teniamo che è saltata fuori. Chiedo alle carte quindi se ci sarà un'entrata di denaro per te. Anche per te vado al centro. Allora, tesoro, guarda, io qui vedo delle comunicazioni ufficiali perché mi viene l'asso di bastoni che indica proprio delle comunicazioni scritte, perché indica la lettera. Entrate di soldi non per il momento, vedo che sei un po' in difficoltà. Io sinceramente
Ti direi di indagare perché qualcosa c'è, qualche comunicazione ufficiale c'è, perché dal taglio mi veniva anche un contratto che tuo marito ha fatto in vita. Quindi, tesoro mio, non al momento, non da qui ai prossimi 3 mesi, più in là, tesoro, le carte mi fanno vedere che ci sarà un cambiamento di situazione. Poi, ripeto, se hai qualche domanda, come ho detto prima, il primo consulto con noi è sempre gratuito. Quindi, un bacio e ti aspetto. Allora, il messaggio di Lidia. Allora, vuole sapere se Alessandro. Ah, vuole sapere cosa prova Alessandro per lei. Allora, vediamo un po', Lidia. Allora, Lidia, se mi stai guardando, non incrociare né braccia né gambe, pensa intensamente a te, Alessandro, e vi faccio una stesura di coppia. Allora. Stavolta andiamo a sinistra. Allora, tesoro, guarda, io ti vedo molto titubante su questa situazione. Da queste carte, sinceramente, chi mi preoccupa di più sei tu. Hai tanti dubbi, tante perplessità, Livia, tesoro. Devi cercare di dissipare un po' i tuoi dubbi, perché viene un bel 5 di coppe. Il 5 di coppe indica incontri felici, felicità. Lui sta bene con te, nonostante i tanti problemi che lui ha, perché lo vedo abbastanza in difficoltà nella sua vita. Però tesoro, vedo che lui ti pensa, ha un forte sentimento nei tuoi confronti, cioè ti vede come una sorta di regalo, perché viene un asso di spade rovesciato che indica un aiuto insperato nella sua vita. Quindi tu sei molto importante per lui. C'è un carro, questo carro è una carta che indica vittoria, trionfo, quindi io le vedo belle queste carte, tesoro. Vedo una persona che comunque a te ci tiene veramente tanto. Poi, come ho detto agli altri, tesoro, se vuoi ti aspetto in privato, il mio turno finisce, inizia alla fine della cartochat, quindi dalle 16 alle 24. Se vuoi approfondire, tesoro, ti aspetto in privato. Un bacio. Maria vuole sapere qualcosa sull'amore. Lei è nata il 4 luglio e lui il 18 settembre, momento della Vergine. Bello complicato caratterialmente, eh? Allora, provo a farti una stesura di coppia, tesoro. Non ho tantissimi dettagli, però comunque le carte chiacchierano sempre. Vediamo, poi se vorrai approfondire, io ti aspetto sempre in privato. Intanto guardiamo Maria e quest'uomo, di cui non mi dici il nome. Pensa a te, a lui insieme, non incrociare nulla. Andiamo a destra. Vedo un po' di difficoltà fra voi, tesoro. Guarda, sono superabili queste difficoltà, però lui è molto duro, molto, come se fosse un po', come dire, sta riflettendo molto su voi due, ancora non ha preso una decisione definitiva quest'uomo. Non sono male le carte, però da quello che vedo, tesoro, ci stanno delle cose che vanno approfondite. Siete entrambi molto molto prudenti, non vi lasciate andare del tutto. Ed è proprio questo il problema. È come se al centro della stesura, tesoro, mi viene la carta del mago. La carta del mago indica un qualcosa che è come se dovesse ricominciare da capo. Perché la carta del mago indica un nuovo inizio di solito. Per voi due forse c'è bisogno proprio di questo, ricominciare un pochino da capo. Vedo comunque che alla fine tutti e due siete molto diffidenti nei confronti l'uno dell'altra, quindi cercate di aprirvi un po' di più, avete bisogno di parlare un po' di più, tesoro, perché la situazione, cioè i sentimenti di fondo ci sono, però non vi fidate. E senza la fiducia una relazione è difficile da mandare avanti. Quindi, tesoro, se vuoi qualche consiglio, vogliamo approfondire meglio, magari mi dai qualche dettaglio in più su di voi, sulla vostra relazione, io ti aspetto in privato. Il numero da fare è quello che vedi sulla impressione. Un bacio grande grande. Allora, Enza, e vuole sapere se venderà un pezzo di terra. È un acquario. Allora, vediamo un po'. Ti faccio una bella domanda secca, Enza. Allora, quanti cuoricini, grazie, grazie mille. Allora, vediamo. Enza, sempre senza incrociare se mi stai guardando, tesoro. Andiamo al centro.
Guarda, le carte mi dicono proprio di sì. Vedo un uomo come possibile acquirente. L'unica cosa che ti dico, tesoro, stai un po' attenta a quest'uomo, perché quest'uomo è un po' non tirato, furbo, scaltro. È un uomo che sa fare bene gli affari. Forse lo fa molto probabilmente proprio per lavoro. Quindi attenta a quest'uomo perché potrebbe giocare molto sulla tua, chiamiamola ingenuità. Quindi attenta a quest'uomo. Però effettivamente l'entrata di soldi c'è, viene il 7 di denari che indica proprio la vendita, viene il 9 di coppia che mi fa vedere una tua vittoria, quindi il terreno lo venderai, non sono nemmeno tempi lunghissimi da quello che vedo, perché mi viene comunque una riuscita, un compimento dalle carte, sono tutte belle. L'unica cosa che ti dico, fai molta attenzione a quest'uomo, perché detta in parole povere, lo vedo come un uomo che ti vuole fregare. Quindi attenzione, mi raccomando, un bacio. Allora, Anna Maria vuole sapere se riuscirà a trovare un lavoro. È nata il 7 dicembre, è un sagittario come me. Dai, dai, adesso il periodo positivo inizia, su, che ormai Saturno è andato via. Vediamo un po'. Allora, da noi sagittario sono stati 2 anni terribili, adesso si ricomincia. Allora, tesoro, non incrociare nulla. E vediamo un po' se riuscirai a trovare un lavoro. Allora, tesoro, le carte guardano più o meno un periodo di 3-4 mesi. Quindi io ti dico se riuscirai a trovare qualcosa entro 3-4 mesi. Quindi se ti dovessi dire di no, non spaventarti, ok? Allora, per il lavoro andiamo a destra. Allora, tesoro, in effetti queste carte non mi fanno vedere un lavoro che riuscirai a trovare entro 3-4 mesi. Non ti vedo effettivamente iniziare a lavorare. Vedo dei contatti fruttuosi, ma in particolare mi viene una persona, perché anche per te è venuto fuori l'asso di spade rovesciato, che indica un aiuto insperato. Quindi, oltre a cercare lavoro magari su internet, negli annunci, insomma, nelle bacheche di annunci, spargi anche il passaparola, tesoro, perché vedo più una persona in particolare tra le tue conoscenze che ti porterà a avere dei contatti giusti. Il lavoro ci sarà, però non lo vedo immediato, non nei prossimi 3-4 mesi, tesoro, lo vedo un po' più in là. Nei prossimi 3-4 mesi sicuramente ci sarà un contatto importante che poi ti porterà al lavoro. Poi vedo più che altro dei lavoretti un po' così, come dire, saltuari. Poi, se, tesoro, se vuoi approfondiamo un pochino meglio. No, ti aspetto. Allora, Agata. Agata è nata il 14 giugno, invece lui il 16 febbraio. Vuole sapere se c'è la possibilità di riprendere una relazione interrotta a maggio. Allora, vediamo un pochino. Agata, tesoro, se mi stai guardando, non incrociare nulla. Pensa a questo lui e vediamo un pochino. Andiamo a destra anche per te. Tesoro, io lo vedo estremamente sofferente in questa situazione, ma veramente sta male. Perché mi viene un 10 di spade, il 10 di spade è proprio un'afflizione, un dolore che lui si porta dentro per questa separazione. La possibilità c'è, tesoro mio, però qui c'è un bel lavoro da fare, insomma, perché da quello che vedo le carte sue sono carte di un uomo che soffre, di un uomo che sta male, che non si sente più completo, che si sente veramente in difficoltà in questa situazione. La cosa bella è che andando a guardare le radici della coppia mi viene il 9 di coppia che indica proprio l'amore. Quindi il sentimento c'è fra voi due. Tu ti senti un po' presa in giro, ti senti instabile, cioè non, per quanto assurdo ti possa sembrare, Agata tesoro, sta peggio lui di te. Per quanto riguarda questa separazione, amore mio, io ti do un consiglio. Guarda, io alle 16 inizio il turno. Come finisce la carta chat? Chiamami a questo numero che vedi in sovraimpressione. Usufruisci dei 10 minuti del consulto gratuito e ne approfittiamo un po' meglio. Approfondiamo un po' meglio la questione, tesoro. Per cui veramente c'è tanto da dire. Qui i tempi sono corti, ma lui sta veramente male, tesoro. La possibilità di un recupero c'è. Mi raccomando, ti aspetto. Un bacio. Gaetana, allora, vuole sapere se ci sarà un fidanzamento con un pesce nato il 21 di febbraio. Lei è nata l'11 settembre. Quanti cuoricini, grazie. Allora, vediamo un po'. Gaetana con un pesciolino.
Allora, Gaetana, se mi stai guardando non incrociare nulla. Andiamo a sinistra. Allora. Una persona molto particolare questo pesciolino, eh? Una persona molto molto particolare. Guarda, tesoro, io vedo un altro corteggiatore però intorno a te che mi sembra un pochino più affidabile rispetto a questo pesciolino. Questo pesciolino ha buone intenzioni, per carità, però c'è qualcosa che ti nasconde, non è del tutto sincero, ci sono delle cose che ti evita di dirti, piccole bugie, sai, quelle piccole bugie bianche, insomma, non è totalmente sincero. Le carte me lo fanno vedere come un corteggiatore poco affidabile. Io sinceramente vedo te molto titubante su questo fidanzamento più che lui. In più mi viene quest'altra persona che presto inizierà a ronzarti intorno, tesoro. Quindi, sinceramente, molto dipende da te. E come ben sai, le carte non ti dicono quale sarà la tua scelta, tesoro. Poi, se vuoi approfondire, io ti aspetto in privato. Un bacio grande. Allora, è arrivato il momento, come vi dicevo all'inizio, del messaggio audio. Ascoltiamolo. Sono Ivana, nata il 23 agosto 76, e vorrei sapere se si ricucirà il rapporto con Giuseppe, nato il 9 gennaio del 53. Grazie. Almeno un rapporto di amicizia, se non sarà proprio di più. Grazie mille, ciao. Allora, ciao Ivana e grazie per il tuo messaggio audio. Allora, vediamo un po'. Quindi Ivana e Giuseppe. Allora, Ivana, se mi stai guardando, non incrociare né braccia né gambe e pensa a te e Giuseppe insieme. Vediamo un po' quello che viene fuori dalle carte. Andiamo al centro. Allora, tesoro, guarda, le carte sono abbastanza chiare da questo punto di vista. In questo momento, obiettivamente, l'hai detto anche tu, c'è la rottura, ma è una cosa del momento. Il rapporto fra voi due è facilmente ricucibile sia dal punto di vista dell'amicizia, sia magari per un qualcosina in più, perché lui a te ci tiene molto, anche se non te lo ha mai dimostrato e non te lo sta dimostrando in questo momento. I sentimenti da parte sua ci sono, lo vedo molto riflessivo, sta pensando a questa rottura, a questo allontanamento che c'è stato. Più che altro, tesoro, dovresti essere tu un pochino più prudente nel momento in cui lui si riavvicinerà, perché ti sei buttata un po' a capofitto in questa cosa. Sii prudente, perché viene l'eremita, quindi un consiglio che ti stanno dando le carte. Cerca di andarci piano e di far parlare Giuseppe un po' di più, perché Giuseppe non parla. Giustamente, il 9 gennaio mi hai detto è un capricorno. I capricorno maschietti parlano veramente poco. Però, tesoro mio, cerca di stimolare la conversazione perché il riavvicinamento ci sarà. Poi, se vuoi approfondire, tesoro mio, io ti aspetto in privato. Il numero che devi fare è quello che vedi in sovraimpressione. Ricordati che il primo consulto con noi è sempre gratuito. Mua, un bacio, Ivana. Allora, Nadia. Nadia è nata il 4 agosto. Vuole sapere se interessa veramente a Claudio che è nato il 5 agosto. Due leoncini. Allora, vediamo un pochino. Nadia, se mi stai guardando, non incrociare né braccia né gambe. E vediamo un pochino. Andiamo al centro. Allora, tesoro, qui ci troviamo davanti ad un uomo che ha un interesse nei tuoi confronti, ma è un uomo molto particolare perché è deluso non da te, ma dall'amore. È proprio scoraggiato ed è per questo che non ti manifesta nulla. Si presenta davanti a te più a volte come un amico che come diciamo, una persona che stai frequentando.
una frequentazione amorosa, chiamiamola così. A volte è proprio assente, perché mi viene proprio questa giustizia rovesciata che mi fa vedere proprio la sua delusione nei confronti dell'amore. Però l'interesse nei tuoi confronti c'è, perché lui viene come un uomo serio, un uomo che vorrebbe costruire anche qualcosa di importante, Nadia. Il problema è che non riesce a lasciarsi andare. Devi lavorare un pochino su questo. Quindi tesoro, anche qui ci sarebbe tanto da dire, da approfondire, anche qualche consiglio che ti danno le carte. In questo momento te ne do uno che mi fanno vedere subito e sta proprio lampeggiando, le stelle. Non perdere la speranza con quest'uomo, perché effettivamente qualcosa c'è, ma c'è tanto lavoro da fare. Se vuoi, io ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, Nicoletta, nata il 21 agosto. Quindi una leoncina anche lei, e Devi che è nato il 14-10, quindi una bilancia, lasciata a maggio dopo quasi 10 anni. Adesso ci stiamo vedendo una volta alla settimana. Lui dice che prova un sentimento, però ha paura. Vorrei sapere se supererà questo blocco o potremmo tornare insieme. Grazie di cuore, ma grazie a te tesoro di averci posto la domanda. Allora, Nicoletta. Quindi con Devi vediamo un po' la situazione. Se mi stai guardando tesoro, mi raccomando, non incrociare né braccia né gambe. Allora, vediamo un po'. Andiamo al centro. Sei più negativa tu di lui, molto più negativa, devo dirti la verità. Molto più negativa di lui perché tu la vedi proprio finita, cioè stai perdendo le speranze in questa situazione, proprio sei inquieta, soffri. Giustamente l'amore quando ci lascia e soprattutto quando c'è questo tira e molla, questo suo non capire bene quello che prova per te, giustamente ti dà una sensazione di instabilità, di inquietudine e non sai nemmeno tu come gestire la cosa. Tesoro, io vedo una persona che in questo momento sta facendo proprio una riflessione molto importante, perché viene la carta del giudizio, tesoro. La carta del giudizio indica proprio una riflessione forte, importante, profonda sulla vostra relazione, che poi porterà ad una rinascita di questa vostra relazione, tesoro. Siete stati insieme per tanto tempo, quindi la sua paura è che la viviate più come un'amicizia che come un rapporto d'amore. Quindi dovete andare a stuzzicare un pochino l'aspetto più amoroso, anche un po' più piccante, se vogliamo dirla tutta, perché come se foste diventati un pochino troppo come dei fratelli. Dovete cercare di lavorare un pochino su quello. Poi tesoro mio, io vedo tanti sacrifici, insomma, problemi, tante cose da dire, però se riuscite, dovete riuscire a lavorare proprio sull'aspetto più amoroso e lasciar perdere un pochino l'aspetto più fraterno. Quindi tesoro, mettetevi sotto, lavorate insieme, se vuoi un consiglio, se vuoi approfondire, io ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, Cinzia vuole sapere se a breve arriverà un'offerta di lavoro. È nata il 23 gennaio, quindi un acquario. Allora, Cinzia, sempre per breve, le carte mi rispondono entro 3-4 mesi più o meno. Se per breve intendi entro la fine, anzi, facciamo così, chiediamo alle carte se per Cinzia ci sarà un'offerta di lavoro, mettiamola entro la fine dell'anno, accorciamo un po' i tempi e vediamo quello che mi viene fuori. Tesoro, se mi stai guardando, non incrociare né braccia né gambe. Allora, è saltata fuori una carta, ce la teniamo. Andiamo al centro. Guarda tesoro, perfetto, cioè, anche la carta che è venuta fuori, la carta che è venuta fuori, quella che è saltata dal mazzo, è il 9 di denari, che è proprio l'effetto, la riuscita in affari. Anche le altre carte che sono venute fuori, guarda, anche se non se avessi posto la domanda senza dare un limite di tempo alle carte, ti avrei detto che non avresti dovuto aspettare sicuramente 3-4 mesi, perché è uscita una carta molto importante, il 4 di denari. Il 4 di denari è una carta che indica proprio il beneficio immediato, una rapida soluzione economica per te. Quindi sicuramente in tempi brevi, sai, magari anche per il periodo natalizio, ormai Natale è alle porte, quindi per il periodo natalizio magari qualcuno che va a infortire un po' l'organico, per il momento,
Poi, col passare del tempo, tesoro mio, io vedo proprio un contratto con il 3 di denari, che è la completezza e il contratto ufficiale, quindi qualcosa di importante, ma soprattutto duraturo nel tempo. Quindi, tesoro mio, insisti, non ti arrendere perché il lavoro c'è ed è proprio dietro l'angolo. Un bacio anche a te. Allora, adesso abbiamo Milena. Milena vuole sapere se ci sono delle belle novità in arrivo sull'amore. È nata il 9 maggio dell'84, quindi un toro. Vediamo un po'. Milena, tesoro, se mi stai guardando, concentrati solo su te stessa, mi raccomando, non farti distrarre da altri pensieri. E vediamo un pochino quello che viene fuori. Andiamo a sinistra. Guarda tesoro, anche per te, stessa cosa a livello di tempistica, io non do mai tempi precisi perché purtroppo è l'unica cosa su cui non riusciamo ad essere precisi, sono proprio i tempi. Io ti dico che comunque le carte mi stanno dicendo di sì, belle novità in arrivo, sì tesoro, più di una, perché vedo diverse persone che entreranno a far parte della tua vita, diverse conoscenze nuove. Fra queste me ne spicca una in particolare che viene proprio come la tua felicità e il tuo futuro dopo un momento difficile, dopo un momento di solitudine, una persona con cui potrai veramente costruire un futuro. Poi se vuoi approfittare vuoi qualche dettaglio in più, il numero da fare è quello che vedi in sovraimpressione e ti aspetto in privato. Mua, un bacio. Allora, Maria è nata il 6 di ottobre, vuole sapere qualcosa sull'amore. Allora, Maria, io ti faccio un giro in generale, vedo un po', io do per scontato che tu sia single, però vediamo quello che mi fanno vedere le carte. Vediamo un po' quello che viene fuori per te. Tesoro, concentrati su te stessa, senza incrociare, e dammi lo stop. Dammi lo stop me lo do da sola, l'abitudine. L'abitudine, ogni tanto si mette il pilota automatico. Allora, vediamo un po'. Tesoro, io vedo un uomo vicino a te. Adesso non mi hai dato soltanto la tua data di nascita, quindi le carte parlano da sole. Io vedo un uomo vicino a te, un uomo che ti ha fatto stare anche abbastanza male. È una persona che comunque è come se fosse una situazione sospesa che non si è mai risolta del tutto. Tesoro mio, io vedo delle trattative con quest'uomo, la ricerca di un punto di incontro, una sorta di ritrovare un po' l'affinità. È una persona che comunque o fa parte del tuo presente o fa parte del tuo passato. Quindi è una persona che tu già conosci, già nella tua vita, c'è già un feeling, un qualcosa. Quindi tesoro, io qui sinceramente vedo qualcosa che si muove già adesso. In futuro mi viene il carro, tesoro, quindi una carta di cambiamenti, di novità. Non è soltanto questa persona che ti troverai davanti. Poi tesoro, io ti, così, facendoti un giro molto generico, io vedo questa persona che cercherà un dialogo con te, cercherà di risolvere qualche divergenza, qualche situazione che è rimasta un po' in sospeso e poi da lì poter ricominciare in maniera diversa il rapporto. Se vuoi però per approfondire io ti aspetto in privato. Il numero che devi fare è quello che vedi in sovraimpressione e il primo consulto è sempre gratis, quindi ti aspetto. Un bacio. Allora, Pina, che è nata il 29 settembre, in amore molto sfortunata, vuole sapere se ci sarà un vero amore che mi farà felice e fra quanto tempo, e anche sul lavoro se mi riprenderò economicamente. Oddio tesoro, queste sono due domande però, io posso risponderti soltanto ad una, perché il tempo è quello che è, tesoro mio. Poi io adesso ti faccio la domanda sull'amore, visto che mi hai detto che sei molto sfortunata, vediamo un po' che cosa viene fuori per l'amore. Poi per il lavoro, il numero che vedi in sovraimpressione è il numero per avere il primo consulto gratuito, Pina. Quindi io ti aspetto in privato per rispondere alla domanda sul lavoro. Un bacio e iniziamo con la stesura sull'amore. Allora, vediamo un po'. Andiamo al centro per te. Beh, in effetti vedo che comunque sia le carte mi fanno vedere una torre, una brutta rottura, comunque una vita disordinata,
la vita amorosa disordinata, nel senso che non hai mai avuto una costanza, anche quando ti sembrava di aver raggiunto la serenità. Tesoro, guarda, novità qui ce ne sono, non è che non ce ne sono, in particolare mi viene un uomo che ti sarà presentato da una persona che per te è molto importante, quindi potrebbe essere un'amica, una persona che conosci da tanto tempo. Magari anche una sorella, se hai una sorella, o comunque una persona con cui sei molto legata affettivamente, che viene come un aiuto per te, proprio per aiutarti a ritrovare una serenità in amore che finora non hai avuto. Ecco, una persona molto stabile da quello che vedo, una persona che un po' vuole le stesse cose che vuoi tu, anche perché tesoro mi viene un 10 di bastoni che indica proprio un nuovo amore presentato da una persona che conosci da tanto tempo. Quindi tesoro, le prospettive sono buone. Fra quanto tempo, tesoro mio? Io ti dico entro 3-4 mesi, non posso darti delle tempistiche specifiche perché i tempi delle carte non sono precisissimi, però ti dico entro 3-4 mesi, tesoro mio, vedrai che qualcosa si muove. Poi se vuoi approfondire anche per te, ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, volevo approfittare un attimo, devo far riposare un attimino le carte. Volevo approfittare per ricordarvi, come ho ripetuto ormai all'infinito, che il numero che vedete in sovraimpressione è l'unico numero che vi permette di accedere al nostro primo consulto gratuito. Siamo l'unico centro in Italia, cartomanti europei, che vi offre il primo consulto completamente gratuito. È solo a questo numero. Poi vi dico anche una cosa, continuate a seguire questa pagina, dateci un like, seguiteci perché ci sono tutte le novità che riguardano il nostro centro. La pagina Facebook Cartomanti Europei è l'unico modo che avete per vedere in tempo reale tutte le cose, le iniziative del nostro centro, dalle fiere agli appuntamenti con la cartochat o con le dirette con voi, alle iniziative che facciamo, degli indovinelli carini che magari mettiamo ogni tanto sulla nostra pagina. È un bel modo per rimanere in contatto con noi e soprattutto è un modo che abbiamo noi cartomanti per vedere per sentire il vostro affetto, oltre a quello che ci date sempre in privato. Quindi vi invito a mettere mi piace alla pagina e poi vi ricordo sempre che solo Cartomanti Europei vi offre il primo consulto sempre gratuito. Allora, passiamo avanti. Allora, c'è Sabelis, nata il 5 luglio, lui è Francesco, è nato il 4 febbraio, vuole sapere cosa prova Francesco per lei. Allora, Sabelis, vediamo subito, il nome particolare. Allora, pensa a te a Francesco tesoro, se mi stai guardando, non incrociare né braccia né gambe. E vediamo un pochino. Andiamo a sinistra. Beh, tesoro, io lo vedo molto preso, molto molto preso. Io adesso non so in che rapporti siete proprio nello specifico. Le carte mi fanno vedere il vostro rapporto come un qualcosa di appena nato, perché mi viene il 10 di bastoni che indica il nuovo amore. Lui è molto preso da te, ti vede come una realizzazione, come un qualcosa di bello, come un qualcosa di importante nella sua vita, ti vede come la sua felicità. Vi vedete entrambi, in questo momento siete felici, voi due quando siete insieme. Però da quello che vedo, tesoro, è un uomo un po' particolare perché ha avuto delle esperienze difficili, delle esperienze che lo hanno portato ad essere un pochino diffidente. Infatti mi viene un 6 di coppe, tesoro, il 6 di coppe indica il non voler ripetere gli errori che ha fatto in passato, ma soprattutto indicano proprio il suo passato, che gli dà perplessità, lo frena un po'. Quindi tesoro, dovresti lavorarci un pochino su in modo tale da farlo rilassare, ecco, farlo stare un pochino più tranquillo quando sta in tua compagnia, fargli capire che di te si può fidare. Poi se vuoi approfondire, tesoro, ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, Fabrizio è nato il 6 febbraio, lei si chiama Dorota, è nata il 9 maggio. Allora, ha detto che comunque ci aveva già contattato e gli avevamo consigliato di farsi avanti. Io di più di così non posso fare perché lei si tira indietro. Vuole sapere se deve ancora aspettare e quanto. Allora, tesoro, la tempistica, come dicevo, è sempre un qualcosa di
di particolare, di delicato, che non è facile da stabilire perché non è precisa. Io lo dico sempre, la tempistica è stata appiccicata sulle carte dopo l'invenzione delle carte, quindi io posso darti un tempo più o meno orientativo, ma più che altro possiamo chiedere alle carte se per te vale la pena aspettare ancora Dorota a questo punto. Allora, tesoro, non incrociare né braccia né gambe e pensa a lei. Vediamo un po' cosa mi dicono le carte. Vediamo un po'. Andiamo al centro per te. Carte mi dicono di sì, tesoro, mi dicono che ne vale la pena ancora aspettare questa donna. So, che ti vedo stanco, l'hai detto anche tu nel messaggio, ma anche le carte mi fanno vedere il fatto che comunque tu sei proprio stanco, non ce la fai più di correre dietro a questa donna. Però ne vale la pena, ne vale la pena perché lei è un po' timida, si tira indietro per timidezza. Infatti viene proprio il 9 di spade al rovescio che indica proprio questo, la sua timidezza, la sua difficoltà nell'aprirsi con le persone. Quindi tesoro, devi lavorare un pochino di più su questo aspetto, cercare di farla sciogliere in qualche modo, non corteggiarla in maniera serrata, ma devi cercare di farla sentire più a suo agio quando sta con te, più un'amicizia, ecco, senza andare troppo oltre e farla diventare proprio un'amicizia, ma farle capire che con te può trovare una sicurezza, può stare tranquilla, perché effettivamente sei un uomo che è innamorato di lei e che vuole soltanto il meglio per lei. Continua, io non me la sento con queste carte di dirti di smettere. Devi magari usare dei modi un pochino più pacati con lei. Io, come ho detto anche agli altri, se vuoi approfondire meglio, vuoi fare qualche domanda più specifica, io ti aspetto in privato. Il mio turno inizia alle 16. Quindi, come finisce la cartochat, io volo in postazione e inizio a rispondere alle vostre telefonate. Se vuoi, io ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, Francesca, che è nata il 26 marzo, lui è nato il 3 settembre, vuole sapere lui nei suoi confronti cosa prova e pensa. Ok, Francesca. Allora, vediamo un po' questo lui. Vediamo un po'. Allora, Francesca, la prossima volta però, Francesca, per favore, almeno il nome è importante dell'altra persona. Allora, vediamo un po'. Andiamo al centro anche per te. Io ti vedo molto sola in questo momento, la situazione con lui non ti dà serenità, non ti fa star bene. Ti vedo molto dispiaciuta per la situazione che c'è fra voi due, non ti senti per... non la vivi bene questa situazione, ti vedo molto giù. Lui è tesoro, un uomo molto semplice, un uomo molto, se viene come il re di bastoni, anche in un certo senso un uomo dai valori semplici e che dà più peso alle piccole cose che a gesti plateali. Tesoro, lui in questo momento ti vede come una persona che può diventare importante, c'è una fortissima attrazione, però è come se stesse ancora ponderando un po', non ha ancora preso una decisione definitiva, non ha ancora capito bene con certezza quello che sta provando per te. Quello che prova in questo momento per te. Devi dargli un pochino di tempo. È una situazione che va in miglioramento, però mi viene proprio il 7 di bastoni rovesciato, tesoro, che è proprio l'indecisione, la ponderazione, come se ti stesse un po' studiando. Per questo lo vedi un po' strano nei tuoi confronti. Poi, se vuoi qualche consiglio, tesoro, approfondire un po', io ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, Sandra. Sandra è una pesciolina, vuole sapere se nel presente mi arriva una chiamata di lavoro di barista. Ok, un bacione. Allora, Sandra, vediamo un pochino. Forse io e te ci conosciamo già, Sandra. Vediamo un pochino. Ci siamo sentite in privato diverse volte. Vediamo un po', tesoro. Andiamo al centro. Allora, Sandra tesoro, a me viene un sì netto,
viene proprio una persona importante, un uomo importante, un uomo che viene come re di spade, quindi una persona che ha una buona posizione economica. Vedo un bar ben avviato, un bar che comunque ha tanti clienti in un bel posto, perché è una cosa che ti viene proprio come sorpresa per te, che viene il due di bastoni. Il due di bastoni indica una sorpresa, un posto che magari è una degli ultimi bar a cui tu pensi da cui essere chiamata, insomma. Però, tesoro mio, vedo proprio un momento di miglioramento per te dopo questo momento di difficoltà. Però la chiamata, tesoro, c'è, è a breve. Poi ti aspetto in privato, tesoro. Un bacione, tanto io e te ogni tanto ci sentiamo. Allora, un saluto. C'è un saluto, allora Maria Lucia, un saluto ad Olimpia, non so se si ricorda di me, ci siamo sentiti la prima volta ad agosto e anche altre volte. Maria Lucia, sicuramente sì, perché di Maria Lucia ultimamente mi sa che ho sentito solo te. Quindi tesoro, quando vuoi, sono in privato, ti aspetto. Un bacione e grazie mille per i saluti. Allora, Patrizia vuole fare una domanda: se in futuro troverà un amore e se sarò serena anche in ambito lavorativo. È della Bilancia, è nata il 27 settembre. Allora, tesoro, sono sempre due le domande, come per la persona che ci ha scritto prima, anche per te le domande sono due. Una riguarda l'amore e una riguarda il lavoro, tesoro. Allora, io diciamo che do precedenza all'amore, perché è quello che ci tormenta un po' di più. Quindi vediamo se troverai un amore in futuro. Poi, per approfondire il discorso lavorativo, io ti invito a chiamarmi in privato al numero che vedi in sovraimpressione. Ricordati che il primo consulto con noi è sempre gratuito. Allora, Patrizia, vediamo un po'. Quindi chiediamo alle carte se Patrizia in futuro troverà un amore, ma quello con la A maiuscola. Questo ce l'aggiungo io alla tua domanda. Allora, vediamo un pochino. Andiamo al centro. Allora, tesoro, a parte il fatto che veramente tu in amore ne hai passate di tutto e di più, da quello che vedo, una rottura brutta, tanta delusione, però, se sarai disposta a rimetterti in gioco, a rischiare, perché viene proprio il 10 di denari, che indica proprio il rischio, anche un po' la fortuna, però nel tuo caso, trattandosi di amore, è proprio il rischio. Se sarai disposta a rimetterti in gioco, tesoro, sì, vedo un bellissimo asso di coppe che indica un'unione solida, qualcosa di bello, di forte, di duraturo, che potrebbe portare anche alla creazione di una famiglia, perché no, tesoro mio? C'è proprio la fine della tua solitudine, tesoro, quella è proprio chiara e netta. Quindi, tesoro mio, cerca di aprirti un po' di più tu, perché queste rotture, questi allontanamenti, queste delusioni che tu hai avuto nel corso degli anni, tesoro, ti hanno portato a chiuderti un po' all'amore. Apri il cuore. Io lo dico sempre, quando si soffre, quando si sta male, stiamo con la saracinesca fino qui, cioè proprio bloccati. Io vi dico sempre, più che la saracinesca un muro, io vi dico sempre: tirate, abbassate, cercate di alzare un po', scoprite gli occhi, solo gli occhi, mettetevi in gioco così, non vi buttate a capofitto nelle cose, ma fai uscire gli occhi, guardate intorno. Ok? Poi per il lavoro, tesoro, ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, Luciana vuole sapere se Mario è innamorata di lei. È innamorato di lei. Lei è nata il 2 settembre e lui l'11 di dicembre. Quindi 2 settembre una Vergine e lui l'11 dicembre è un Sagittario. L'uomo Sagittario, tesoro mio, quando parla? Allora, vediamo un po'. Vediamo un po', tesoro mio. Vediamo se Mario è innamorato di Luciana. Andiamo al centro. Beh sì, decisamente tesoro. È una persona molto particolare, con tanti casini, tanti problemi, ostacoli, non solo nei rapporti personali, ma anche proprio nella sua vita, anche lavorativa magari, perché vedo comunque viene una temperanza rovesciata, quindi dei cambiamenti che hanno portato a dei grossi scombussolamenti nella sua vita. Quindi già un carattere, da quello che mi fanno vedere le carte, lui ha già un carattere chiuso. Poi aggiungici questi cambiamenti,
che l'hanno proprio destabilizzato, quindi ha difficoltà ad esprimere quello che prova. Però sinceramente io vedo un uomo innamorato, perché la carta che mi dà la risposta sono le stelle. Le stelle comunque sono una carta super positiva, sono proprio un presagio positivo ed è una risposta, quindi un sì. Quindi io lo vedo innamorato di te, quest'uomo. Poi per approfondire un po', tesoro mio, e capire anche come tu vieni come un aiuto per quest'uomo, potresti aiutarlo ad uscire da questa sua chiusura. Quindi per approfondire un po' di più questo aspetto, tesoro, chiama il numero che vedi in sovraimpressione e ti aspetto in privato. Un bacione. Allora, Nunzia, nata il 27 dicembre. Allora, il 27 dicembre, quindi un capricorno. Vorrei sapere se Andrea, 28 di ottobre, quindi uno scorpione, si farà risentire. Ok. Vediamo un po', Nunzia, pensa ad Andrea, non incrociare nulla se mi stai guardando. Andiamo a destra. C'è tanta rabbia fra voi due, tanta. Viene proprio il 5 di bastoni rovesciato, quindi è proprio l'ira. Tesoro, c'è tanta rabbia, tu ti senti sola, ti senti abbandonata da quest'uomo. Guarda, tesoro, a me le carte fanno venire un miglioramento per il futuro. Non vedo un vero e proprio messaggio, ma vedo più che altro un cambiamento della situazione attuale, quindi un riavvicinamento. Molto però dipende anche da te. Io non so se tu hai provato a mandargli dei messaggi, però anche per te è uscito il 10 di denari, quindi il rischio, mettiti un po' in gioco. Magari anche con un incontro casuale, non necessariamente con un messaggio, però mettiti in gioco con quest'uomo. Non stare lì ad aspettare che sia lui a fare la prima mossa. Velocizzeresti sicuramente le cose. Un bacio anche a te. Allora, Filomena. Vuole sapere, allora Filomena è nata il 23 giugno, vuole sapere se ci sarà una convivenza con un bilancia. Allora io ti faccio una domanda secca e vediamo un po'. Andiamo al centro. Tesoro, un uomo che va da buon bilancia, è un uomo che molto equilibrato, non si espone, non si scompone soprattutto. Lui ci sta pensando, eh? È una cosa a cui pensa perché è molto felice con te, sta veramente bene. C'è attrazione, c'è passione, c'è anche sentimento, però c'è un po' di paura. Anche qui la chiave per risolvere il problema è proprio il dialogo. Avete bisogno di parlarne, magari una volta scherzando, una volta in maniera un po' più seria, però parlatene, perché è proprio attraverso il dialogo che tu lo aiuterai a uscire da questa sua chiusura. Però la possibilità di una convivenza io la vedo, non te lo nego, ma soprattutto vedo che lui ci sta già pensando. Quindi, tesoro mio, cerca di farlo aprire un po' di più. Poi, come ho detto, se hai bisogno di un consiglio, di approfondire un po', io ti ho fatto una domanda secca, quindi per approfondire un po' la questione, chiamami in privato, ti aspetto. Un bacione. Allora, Marzia è nata il 2 di ottobre, bilancia, vuole sapere se ci saranno delle novità in amore. Allora, vediamo un po'. Novità in amore per Marzia. Allora, tesoro, se mi stai guardando non incrociare nulla, mi raccomando. Questa ce la teniamo fuori. Allora, vediamo un po' se ci saranno delle novità in amore. Quindi per te, Marzia, andiamo a sinistra. Guarda, io vedo delle conoscenze un po' più giovani di te perché mi vengono due fanti, quindi mi fanno vedere delle persone un pochino più giovani di te, che entreranno, due in particolare, che entreranno a far parte della tua vita in qualche modo e vengono come corteggiatori. Adesso un po' più giovani di te non vuol dire che hanno 20 anni, tesoro mio. Possono essere più giovani di te anche di un paio d'anni, non di più.
Uno non mi piace molto, ti dico la verità, perché viene come un corteggiatore poco affidabile, un po' seduttore, un po' libertino. L'altro invece viene come una persona che è come se porterà un beneficio immediato, la carta che è saltata fuori dal mazzo, il 4 di denari, che indica proprio il beneficio immediato, quindi un qualcosa, la nascita anche di una situazione, di una relazione nuova. Quindi novità in amore io le vedo, tesoro. Poi per approfondire un pochino meglio, ci sentiamo magari in privato perché ci sarebbe anche una persona dal passato, insomma le carte stanno dicendo tante cose, ma di novità da qui a 3-4 mesi, tesoro mio, ce ne saranno tante perché vedo proprio una tua vita sentimentale abbastanza movimentata e scelte importanti da fare. Quindi tesoro, quando avrai bisogno, un bacione, ti aspetto in privato. Martina vuole sapere se il suo ragazzo è davvero sincero con lei e se la ama. Allora, Domenico è nato il 30 di novembre. Allora, vediamo un po', tesoro, io non so la tua età, il tuo segno. Magari la prossima volta che ci farà una domanda, la tua età, il tuo segno o la tua data di nascita va bene lo stesso, tesoro. Adesso io faccio questa domanda, guardo, chiedo alle carte di farmi vedere com'è Domenico nei confronti di Martina. Vediamo un po'. Andiamo al centro. Tesoro, sinceramente io qui quella che vedo che, se ti devo dire la verità, che magari non gli ha detto proprio tutto a Domenico, tesoro, sei tu, perché nelle tue carte mi viene la carta della luna, quindi non sei stata proprio del tutto sincera, ci sono alcune cose che tu non gli hai detto in maniera chiara o non hai esposto in maniera chiara magari, per paura di essere criticata da lui. In realtà lui invece lo vedo molto sincero, lo vedo una persona comunque molto presa, a volte è un po', come dire, pensieroso, e nel suo mondo, non parla, ma no, questo non vuol dire che non abbia dei sentimenti reali e sinceri nei tuoi confronti, tesoro mio. E qui, come ti dicevo, le carte mi fanno vedere più una tua indecisione, più che un'indecisione di Domenico in questa coppia. Quindi, tesoro, magari sarebbe da rivedere con più calma e con, come ti dicevo, come dico sempre, in privato. Però, sinceramente, io qui vedo un uomo che bugie non te ne dice, anzi, vedo una persona che ci tiene veramente molto a te. Quindi, tesoro, se vuoi, io ti aspetto in privato e approfondiamo meglio. Però di quest'uomo ti puoi fidare. Un bacione. Simona, allora. Simona vuole sapere se ci sono delle novità in campo sentimentale. È nata il 2 marzo. Allora, vediamo un po'. Simona. Opla, sono due addirittura stavolta le carte che... Vai, tesoro, ma sei un po' nervosa, mi sa, eh? Fai un bel respiro quando saltano fuori le carte perché siete un po' nervosi. Vediamo un po'. Andiamo a sinistra. Allora, le tre carte che mi sono saltate fuori mi fanno vedere una brutta rottura con una persona che ti aveva alimentato false speranze e che in realtà si è dimostrata una persona poco affidabile. Quindi sono più carte che mi parlano del tuo passato, quelle tre che sono saltate fuori, più che del tuo presente. Allora, vediamo intanto le novità in futuro. Tesoro, io vedo subito chiaro dalle carte una persona che ti presenterà, una persona molto cara, a cui sei molto legata, che ti presenterà un suo amico, una persona a cui tiene in maniera particolare, e questo incontro porterà poi degli sviluppi successivi, perché viene proprio l'asso di bastoni, che indica proprio questo, un evento che poi porterà degli sviluppi successivi in positivo. Gli assi sono sempre novità, l'asso di bastoni sono novità belle, belle notizie,
cambiamenti, ma soprattutto seguita da carte che indicano proprio la luna rovesciata, che mi fa vedere proprio una schiarita nella tua vita sentimentale. Proprio la luna rovesciata indica proprio la luna che fa la luce nel buio, quindi che dirada le tenebre e porta una schiarita nella tua vita, ma soprattutto c'è un giudizio rovesciato che mi indica proprio un cambiamento, un movimento, una tua rinascita sentimentale. Quindi belle novità in arrivo in amore ci saranno. Poi tesoro, se vuoi approfittare, il numero che vedi in sovraimpressione è il numero che ti permette di avere il primo consulto con noi gratuito. Ti aspetto in privato. Un bacione, grazie per la tua domanda. Allora, Chiara Stella vuole sapere se verrà richiamata per il lavoro. È nata il 28 di ottobre. Allora, vediamo un pochino. Quindi chiediamo alle carte se Chiara Stella sarà richiamata, quindi nello stesso lavoro in cui facevi prima, tipo una specie di rinnovo di contratto. Vediamo un po'. Lavoro, andiamo al centro. Tesoro, io devo dirti purtroppo di no, non ti vedo, non vedo proprio che ti richiamano per quel lavoro vecchio, però viene un bel 10 di bastoni, tesoro, che indica successo sul lavoro, novità sul lavoro, lavoro nuovo, una cosa che tu, un'azienda con cui non hai mai lavorato. La vecchia azienda non vedo che ti richiama perché mi viene proprio l'otto di denari rovesciato che indica un dispiacere per te, quindi mi fa capire che non verrai richiamata. Vedo anche che qualcosa che ti farà stare, ti butterà anche un po' giù di morale e cercherà dei chiarimenti. Però, tesoro, sinceramente vedo una bella sorpresa per te dal punto di vista lavorativo e mi viene proprio questo 10 di bastoni che è il nuovo lavoro. Quindi qualcosa di nuovo che non hai mai fatto, tesoro. Quindi non scoraggiarti. Un bacione grande, grande. Ultima domanda. Ultima domanda, mi dicono, è Milka, che è nata il 22 di luglio, il suo compagno è nato il 30 luglio, vuole sapere se rimarranno insieme perché lo vede un po' lontano ultimamente. Allora, vediamo un po'. Tesoro, se mi stai guardando, non incrociare nulla. È saltata fuori una carta e ce la teniamo. E vediamo un po'. Andiamo a sinistra trattandosi d'amore. Allora, vediamo un po'. Tesoro, io qui non vedo rottura fra voi due. Si è allontanato perché sta male, lo vedo problema, ha dei problemi. Non sta male fisicamente, tesoro, per carità, perché le carte non parlano di salute, mai. Sta male dentro, c'è qualcosa che lo gli dà pensiero, lo fa preoccupare. È il lavoro, tesoro, perché mi viene proprio una carta che mi indica il lavoro. È molto preoccupato. L'allontanamento non è dovuto ad una mancanza di sentimento nei tuoi confronti, è dovuto a delle preoccupazioni che lui ha. Quindi tranquilla, da questo punto di vista io vedo il sentimento, c'è proprio la tra virgolette, la guarigione del vostro rapporto, un rapporto che tornerà ad essere bello, c'è cioè la felicità, tu sei molto importante per lui, però in questo momento lo vedi lontano perché ha pensieri rivolti al lavoro, ne è molto preoccupato, quindi è per questo che è lontano, ma ci sarà una riconciliazione fra di voi. Poi tesoro, se vuoi approfittare sempre del primo consulto gratuito, il numero da fare è quello che vedi in sovraimpressione e ti aspetto in privato. Un bacione a te. Allora, è arrivato il momento dei saluti. Allora, Chiara Stella, Sabri, Anna Maria, Giusy, Teresa, Natala, Milka, Marcella, Tiziana, Amelita, Anna, Cinzia, Pina, Fabrizio, Anna, Graziella, Nunzia, Rosa, Alice, grazie, grazie tutti da un sacco di cuori. Maria Lucia, Milena, Rosa, Merima, Lilia, Angela. Luciana, Maria, ancora, grazie, grazie, grazie veramente per essere stati con me durante questa diretta. Grazie sempre quanti cuori che stanno arrivando, per i cuoricini che mi mandate sempre. E vi ricordo che il prossimo appuntamento con Cartochat è giovedì e ci sarà Sara.
Vi aspettiamo quindi giovedì per la prossima cartochat. Voi sapete che tutti i giorni ci sono le nostre dirette su Facebook. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo sempre, ormai lo avrete imparato pure voi, il numero in sovraimpressione, che è l'unico numero per accedere al primo consulto gratuito con noi, perché solo Cartomanti Europei vi offre il primo consulto gratuito. E adesso filo in postazione per rispondere alle vostre telefonate. Vi aspetto per la prossima diretta. Vi mando un bacio. E ricordatevi sempre che cartomanti europei vuol dire che la cartomanzia è al suo mondo. Ciao!